Ciao ragazze, ciao a tutte e tutti, secondo nuovo video di oggi. Allora, lo sto registrando adesso perché non ho avuto il tempo fino adesso, quindi mi sto dando tempo. Adesso ti registro questo video, tag, che si chiama. Allora, ho qua il computer, quindi mi sono munito il computer per registrare questo video. E si chiama video tag malata di Rossetti. Vediamo un po' cosa esce fuori, perché sono stata taggata da Scarlett Diva Makeup, quindi un bacio a te e anche un bacio a Veronica, la bambina mai cresciuta. Un bacio a tutte quante. E adesso mi metto e vi taggo. Allora, taggo altre ragazze, ovviamente. Grazie per avermi taggata, Scarlett Diva, grazie mille. Vado alle ciance e vi dico che cosa. Allora, non mi devo truccare oggi perché tanto un po' sono già truccata, solo le sopracciglia, ma il resto fa troppo caldo, non ce la posso fare. Mai dire mai, magari mi trucco dopo questo video, però per adesso no. Allora, prima domanda: balsamo o trattamento labbra preferito? Allora, balsamo labbra mi basta così a me, perché trattamento alle labbra no, non esiste proprio. Però pece labbra non ne ho mai usato e neanche mi interessa applicarne. Pece labbra come i pece occhi, no. Preferisco applicare solamente un bel balsamo labbra e stop. Poi, seconda domanda. Sto leggendo qui, ragazzi, per quello che se mi vedete guardare in giù è perché sto leggendo. Seconda domanda, dunque. Rossetto che cattura lo sguardo? Un bel rosso o un bel color carne? Ma io direi un bel color rosso. Non sono una rossettita acuta, ma siamo lì lì. Poi, terza domanda, miglior prodotto di lusso e migliore low cost? Diciamo quello della Makeup Revolution, sì, quello della Makeup Revolution lo adoro. Allora, ne ho uno di rossetto che è un po' vampiresco, ma a me piace lo stesso. Mi dà un po' la pazza gioia perché è troppo bello e anche se è un po' vampiresco, che me ne frega, mi piace lo stesso. Ah, PS, se vedete letto disfatto è perché stavo riposando, eccetera, e non mandava di stare lì a rifarlo, quindi ciao, che se ne frega. Poi, dunque, anche se non c'entra niente, sto variando, ma vabbè, col discorso. Allora, cosa ho detto? Ah sì, miglior rossetto di lusso e miglior rossetto... Miglior rossetto di lusso, miglior low cost, quello della Makeup Revolution, secondo me. Poi, o anche l'Essence, solo che io di Essence non ne ho neanche uno. Ne ho uno delle Yves Rocher, ma credo che sia vada bene anche quello. Comunque, andiamo al dunque. Quinta domanda: prodotto più deludente? Un lucidalabbra, vero? Un lucidalabbra che non era il massimo, e infatti ce l'ho buttato dopo 2 secondi quando ce l'avevo l'anno scorso, o no, anche quando andavo a scuola l'ho buttato perché non era, era un po' schifoso, quindi l'ho voluto buttare via. Poi anche il burro cacao ne ho avuti diversi, facevano veramente schifo per non dire altro, e l'ho voluto buttare. Poi sì, come il burro cacao e altre cose, tipo lucidalabbra, alcuni li ho buttati, ma diversi ne ho buttati, tantissimi. No, tantissimi no, alcuni. Poi, aspettate, mi metto più comoda. Ok, allora. Rossetto con il pack più bello, quello di Yves Rocher, ma anche quello di Makeup Revolution. Sì, più che altro quello di Yves Rocher, mi piace molto. Non sa, non è tipo come quello di Chanel, non facciamo questo paragone, però a me quello di Brochet ha un pack molto bello. Poi, matita labbra sì o no? E quale preferite? Le preferite? Scusate, leggo un po' male, ma ci vado a vedo. Quali le preferite? Allora, matita labbra sì o no? Ogni tanto la metto, non sempre. Tante volte ci vado giù di rossetto e ciccia. Poi, allora, ottava domanda sono adesso, miglior
migliore o peggior gloss? Diciamo che il miglior. No, aspettate, fatemi pensare. No, il migliore è stato quello di Kiko. Ne ho uno di Kiko e non è un gloss, ma è una specie di. Si può chiamare tinta labbra? Più o meno, sì. Il miglior lip gloss non so, vabbè, tinta labbra qualche. Mi è piaciuto, è di Kiko, ce l'ho ancora, ma lo sto usando poco. Dovrei usarlo più d'inverno che d'estate, perché d'estate c'è da morire oggi. Oggi si sta bene, ma non tanto perché c'è un'afa secca. C'è vento, bravo, c'è vento, vi avviso. Poi, quale preferite di rossetto o di matita? Io quella della. Non mi ricordo, una matita di un brand che non mi ricordo adesso. Se è della. No, Kiko non ne ho. Pupa, Pupa è molto bella. Ce l'ho, ma ne ho un'altra che non mi ricordo il nome. Comunque, per non annoiarvi troppo, vi sto andando veloce, che forse è meglio. Siamo già a 6 minuti di video, ma va bene lo stesso. Allora, tinta labbra migliore o peggiore? O l'ho detto anche nell'altra domanda. Sempre Kiko la migliore. Tanto anche voi. Allora, come nome posso nominare Dimensione Artistica di Stefania, e poi Ausilia Donno, e poi ancora. Cosa posso nominare? Vorrei nominare in questo caso. Grem, ma no, no, aspettate, non me lo faccio prima nominare Mashe Beauty. Non so manco se vedrà mai questo video, ma ci provo. Mashe Beauty, Ausilia Donno e come si chiama il nome suo? Aiuto, aiuto. No, vabbè, aspettate, che vado più giù. Allora, Stefania Crea, ma aspettate. Stefania Crea, quella, la ragazza, la mia amica sarebbe, allora, Stefania Crea sarebbe, Dimensione Artistica, quella lì, lei, la mia amica, basta. Poi, sì, lo so, sto facendo un po' di confusione, ma altro non so cosa, chi altro nominare, Mashe Beauty, Ausilia Donno e basta, è Stefania, è la Stefania. Ciao. E niente, ragazze, questo era tutto. E io vi saluto, vi ringrazio anche per l'ascolto. Se questo video vi è piaciuto, non l'ho detto all'inizio, ma lo dico adesso alla fine. Un bel pollice in su, un commento, attivate la campanella se vi iscrivete per non perdere il prossimo video aggiornamento. Attivate tutte e due le campanelle, ovvero tutte quante. Per non perdere i prossimi video, bravi, aggiornamento. Ciao!